C'è un problema. Innanzitutto oggi Conte ha detto in via omogenea sul territorio nazionale, quindi probabilmente il via verrà data a tutto il territorio nazionale, a prescindere dalle differenziazioni per zone che abbiamo fatto, di cui abbiamo discusso più volte. Ma poi servono comunque tanti passaggi, ci spiegava la capo, ora ne parleremo con la professoressa Viola, servono tanti passaggi questa ipotetica patente di immunità. L'hai la app che ci dica i movimenti? Siamo in ritardo? Sì, siamo in ritardo anche se pensi, soprattutto se pensiamo che Ilaria Capua parlò di questa indagine sierologica, ne parlò un mese, oltre un mese fa. E in questo mese mi domando quali passi avanti sono stati fatti, perché io capisco che non si possa fare tutto in un giorno, a parte il fatto che io poi ho un dubbio. E non riesco a convincermi. Dunque, noi abbiamo malcontati 100.000 contagiati in Italia, no? 108.000. Si dice che grosso modo siano 10 volte tanto, 1 milione, è stato calcolato. Qualcuno dice 6 milioni, io non ho capito mai come si fanno questi calcoli. Ma una volta che abbiamo scoperto che 6 milioni su 60 hanno gli anticorpi perché sono passati attraverso. E che ci facciamo? In che ci aiuta sapere che 6 milioni non è che possono fare una immunità di gregge? Allora, Chiuso sì, questa lei domanda. ribreve perché lo chiediamo alla professoressa Viola. Sono d'accordo anche perché, anche se sono immuni, gli stessi scienziati ci dicono che questa immunità non si sa quanto duri. Quindi Ha dovranno paura attenersi alle lei, stesse. eh? No, io non ho paura, però è chiaro che non sappiamo quanto No, dura ci questa scherzo immunità, sopra è perché chiaro. so che oggi si è rifatto l'esame, quindi Sì, mi permetto di ironizzare con perché l'ha lei. avuta, è passata, ha avuto Però un'immunità non che sappiamo quanto dura l'immunità. Io credo che la non professoressa sappiamo. Viola potrà spiegare questo. Professore.